I 25 anni di Abruzzo Sposi, che vanta un'esperienza importantissima ora anche a livello nazionale, vengono celebrati in maniera fantastica qui presso il Museo delle Genti d'Abruzzo, curato dalla Fondazione Genti d'Abruzzo Onlus. Con noi il presidente Emilio Della Cagna, che ci racconta come questa apertura insolita e speciale è stata resa possibile. Sì, grazie. Guardi, noi siamo onorati di ricevere, diciamo, questa iniziativa. Noi abbiamo ricevuto questa proposta dall'organizzazione, appunto, di Abruzzo Sposi e in concomitanza con il Comune di Pescara, che ci ha onorato di essere casa comunale da quest'estate. Casa comunale è il luogo dove poter celebrare i matrimoni civili e quindi è possibile farlo sia qui al Museo delle Genti d'Abruzzo che il Museo Cascella, e sono due, diciamo, luoghi della cultura e della bellezza, diciamo, della tradizione abruzzese che abbiamo qui a Pescara, per cui già quest'estate, a partire dal mese di giugno, abbiamo avuto circa una trentina di matrimoni, quindi siamo molto soddisfatti e devo dire con una percentuale di soddisfazione elevatissima, sono tutti molto contenti. I luoghi li conoscete, tutta la città conosce questi luoghi che sono bellissimi, qui si respira la storia, si respira non solo la storia, diciamo così, delle nostre terre, dell'Abruzzo, diciamo, interiore, ma anche le bellezze, appunto, di questa città, della città di Pescara, con i bastioni e in questo momento siamo al Museo del Risorgimento, come potete vedere, e qui è passata la storia del nostro popolo, quindi della nostra città. L'allestimento di Abruzzo Sposi unisce tradizione, innovazione e voglia di esplorare anche mondi futuri. C'è anche qualcosa di tridimensionale o di molto suggestivo. L'allestimento finora le è piaciuto? Bellissimo, bellissimo, fantastico. Quindi devo dire veramente molto bello da tutti i punti di vista. Molto. Quindi vale la pena sposarsi, vale. Qui in maniera particolare. Vale la pena sposarsi e anche risposarsi, quindi... Questo è un bel suggerimento. Invitiamo tutti, quindi giovani e non solo, anche ovviamente in secondo nozze, a venirci a trovare anche nei musei, cioè non solo con l'idea del matrimonio, ma anche a visitare comunque i musei di questa bellissima città. Grazie a voi per l'ospitalità e buona giornata. Grazie.